Porto scuso, allarme inquinamento, mercantile perde 200 litri di gasolio. La macchia maleodorante è apparsa nei giorni scorsi nelle acque dello scalo commerciale Sulcitano. L'ordine di fermo per la nave è stato revocato dopo gli accertamenti del caso ad opera della Guardia Costiera. Internet, attenzione al virus CryptoLocker. La polizia postale allerta gli utenti sulla nuova ondata di attacchi sul web con l'invio di email contenenti il virus nel mirino aziende e privati. Banda ultralarga, 94 milioni alla Sardegna entro aprile per i lavori. Secondo i dati del Ministero, nel 2018 l'87% della popolazione usufruirà della connessione ad alta velocità. Sigarette, allarme tra i giovani sardi, un 13enne su 10 fuma per vizio. Sono i dati emersi durante la giornata cagliaritana del progetto Non fare autogol, promossa dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica. Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione su Canale 40. Una strana macchia maleodorante è apparsa nelle settimane scorse sulla superficie del mare all'interno dello scalo commerciale di Portovesme. Da subito è scattata l'emergenza. Sentiamo il servizio a cura di Francesca Rius. Una strana macchia maleodorante è apparsa nelle settimane scorse sulla superficie del mare all'interno dello scalo commerciale di Portovesme. Da subito è scattata l'emergenza e la Guardia Costiera fa sapere di aver attivato il piano antinquinamento coordinando le operazioni e svolgendo indagini per accertare il responsabile dell'evento. Le analisi dei campioni prelevati in mare hanno dimostrato lo sversamento di 200 litri di gasolio e la comparazione con il combustibile di tutte le navi presenti in porto ha confermato i sospetti della Guardia Costiera. Il comandante, l'armatore, la cui nave Jungler al momento dell'evento stava sbarcando acqua di zavorra per motivi di stabilità, sono stati deferiti all'autorità giudiziaria e diffidati dal comandante del porto Rocco Chiuri ad adottare immediatamente tutte le misure opportune per eliminare e prevenire gli effetti dannosi dell'inquinamento provocato. La Guardia Costiera ha accertato le cause dell'inquinamento attraverso un'ispezione dettagliata a bordo della nave, nel corso della quale ha scoperto che a causa di un'irregolarità strutturale l'acqua di una cassa di zavorra era stata contaminata dal gasolio di un deposito adiacente. Durante i controlli è stata anche riscontrata la mancanza di idonea cartografia e il malfunzionamento del generatore di emergenza. A seguito delle gravi deficienze riscontrate è stato quindi emesso un provvedimento di fermo. Il 9 febbraio è stata consentita la partenza della nave solo dopo aver ottemperato le irregolarità riscontrate e dopo aver dato adeguata garanzia del pagamento di tutte le operazioni di bonifica conseguenti all'inquinamento provocato. Attenzione al virus CryptoLocker. La Polizia di Stato mette in allerta gli utenti della rete. Sentiamo. Attenzione al CryptoLocker, la Polizia di Stato mette in allerta gli utenti della rete. Negli ultimi giorni, infatti, la Polizia Postale delle Comunicazioni ha registrato una nuova ondata di attacchi attraverso l'invio di mail contenenti il già noto virus CryptoLocker, che imperversa ormai da un po' di tempo sul web. Purtroppo, nonostante gli sforzi investigativi abbiano già consentito di individuare diversi individui e gruppi organizzati, sia italiani che stranieri, impegnati nell'organizzazione e realizzazione di simili campagne malevole, l'estesa diffusione del fenomeno ha indotto la polizia ad aumentare le misure di prevenzione. Si verifica che l'ignaro utente riceve sulla propria casella di posta elettronica un messaggio che fornisce indicazioni ingannevoli su presunte spedizioni a suo favore, oppure contenente un link o un allegato a nome di istituti di credito, aziende, enti, gestori e fornitori di servizi noti al pubblico. Cliccando sul link oppure aprendo l'allegato viene iniettato il virus che immediatamente cripta il contenuto delle memorie dei PC, anche di quelli eventualmente collegati in rete. A questo punto si realizza il ricatto dei criminali informatici che richiedono agli utenti, per aprire i file e rientrare in possesso dei propri documenti, il pagamento di una somma di alcune centinaia di euro in Bitcoin, la moneta virtuale, a fronte del quale ricevere poi via email un programma per la decriptazione. È importante, avvisa la Polizia di Stato, non cedere al ricatto, anche perché non è certo che dopo il pagamento vengano restituiti i file criptati. E ancora, tenere sempre aggiornato il software del proprio computer, munirsi di un buon antivirus, fare sempre un backup, ma soprattutto fare attenzione alle mail che arrivano, specialmente se non attese, evitando di cliccare sui link o di aprire gli allegati per impedire l'infezione del CryptoLocker.
Nei giorni scorsi il sindaco di Carbonia, Giuseppe Casti, ha incontrato i rappresentanti del movimento promotore della mobilitazione del Sulcis Iglesiente che attraverso numerose manifestazioni da qualche settimana vuole tenere alta l'attenzione sulle problematiche e sulla crisi del territorio. Dopo aver analizzato la situazione generale, sindaco e organizzatori hanno condiviso l'idea di avviare un dibattito istituzionale con le parti sociali del territorio al fine di costituire un tavolo di confronto che possa individuare una strategia di sviluppo sostenibile. E andiamo avanti. Venerdì scorso, su invito del presidente Francesco Pigliaru, il capo del governo regionale della Corsica, Gilles Simeoni, è arrivato in Sardegna. Tema centrale dell'incontro istituzionale è la cooperazione territoriale su diversi livelli relativi tutti all'insularità. Si è parlato quindi di trasporti, protezione ambientale, urbanistica, migrazioni, turismo e nautica, lingua e cultura. Le nostre telecamere erano lì. Sentiamo l'intervista al presidente Corso. Lei da quanto tempo sperava che la Corsica diventasse indipendente? Prima io non sono mica indipendentista, siamo in una coalizione dove ci sono gli autonomisti e gli indipendentisti. Io sono autonomista e ci battiamo tutti per le stesse idee, gli stessi ideali. È un contratto di mandatura perché l'ADEME, vale a dire, costruisce l'emancipazione della Corsica. Per parlare di un nostro ideale, sono 50 anni a oggi che non ci battiamo per diventare un popolo corso, il suo diritto, la sua lingua, la sua cultura e il suo diritto a scegliere il suo destino. Ecco, e la Francia come ha preso questo risultato? Non ci hanno detto tanto affari, ma penso che non si aspettavano mica forse una mossa popolare così larga. Per un momento lavoriamo normalmente, però sulle rivendicazioni fondamentali Parigi continua ad essere molto bloccato e molto serrato. E quali vantaggi ci saranno per il popolo corso? Prima vogliamo rispondere in maniera molto operativa, molto operazionale ai problemi concreti di gente a livello sociale, a livello di impiego, a livello di paesi all'interno che se ne muoiono. Ma a tempo si problemi e cerchiamo di regolarli di noi, do una visione globale della nostra società, la nostra strada è chiara e la dieta di costruisce un'emancipazione politica, economica, sociale e culturale di un nostro popolo e di un nostro paese. La Sardegna avrà a disposizione 94 milioni di euro entro il prossimo 30 aprile per la realizzazione delle infrastrutture necessarie ad assicurare la connessione internet ad alta velocità. Il servizio. L'isola avrà a disposizione ulteriori risorse provenienti dal Fondo di Sviluppo e Coesione, che ammontano a 94 milioni di euro per la realizzazione delle infrastrutture necessarie ad assicurare la connessione internet ad alta velocità. La conferenza Stato-Regioni, svoltasi a Roma nei giorni scorsi e alla quale era presente anche l'assessore degli affari generali Gian Mario De Muro, ha approvato l'accordo di programma finalizzato allo sviluppo della banda ultralarga a livello nazionale. L'impegno del governo, come previsto dall'accordo, verrà formalizzato con una delibera del CIPE entro il prossimo 30 aprile. La nostra isola, ha sottolineato l'assessore agli affari generali Gian Mario De Muro, in anticipo rispetto alle altre regioni, ha intrapreso il percorso per raggiungere due obiettivi europei. La copertura totale del territorio regionale con connessioni ad almeno 30 MB per secondo e avere il 50% della popolazione con connessioni a 100 MB per secondo. Con queste ulteriori risorse siamo in grado di raggiungere un traguardo ancora più ambizioso, che è quello della copertura dell'85% della popolazione con connessioni a 100 MB per secondo, ha spiegato. Nel prossimo mese di marzo avranno inizio i lavori per realizzare le reti in fibra ottica in 324 comuni della Sardegna, quelli che ricadono nelle aree rurali in fallimento di mercato, in cui, in assenza di interesse da parte degli operatori privati, interviene la Regione con risorse pubbliche e il cui stanziamento ammonta a 56 milioni di euro. La conclusione dei lavori, in base al cronoprogramma di Infratel, la società in house del Ministero dello Sviluppo Economico, è prevista nella primavera del 2017. Secondo i dati del Ministero, nel 2018 in Sardegna la copertura con reti in banda ultralarga sarà dell'87%. In tal modo, ha detto l'assessore, vengono garantiti eguaglianza e pari diritti a cittadini e imprese che senza l'intervento pubblico resterebbero tagliati fuori dalla possibilità di avere connessioni internet molto più veloci rispetto all'attuale ADSL.
Iglesias è in cima alla lista delle città sarde i cui immobili da affitto rendono di più. In testa alla classifica con il 7,4%. Cagliari è di poco al di sotto della media nazionale con il 4,4%. Al secondo posto a pari percentuale con il 6,5% ci sono Nord con Sassari e Sud con Carbonia. Seguono Oristano ed Olbia. Le cifre si riferiscono agli ultimi 6 mesi. È la graduatoria regionale dell'ufficio studi di Tecnocasa sul rendimento annuo lordo di un immobile in locazione. La cifra finale si ottiene calcolando il rapporto tra i canoni di locazione annui, cioè la somma delle 12 mensilità e il capitale investito per l'acquisto. I valori indicati dall'analisi si riferiscono ai bilocali. È allarme fumo tra i giovani della Sardegna. Il vizio è un'abitudine quotidiana per un 13enne su 10. Sentiamo. Allarme fumo tra i giovani della Sardegna. Il vizio è un'abitudine quotidiana per il 10% dei tredicenni contro il 4% della media nazionale e ben il 24% dei quindicenni contro il 19% nel resto d'Italia. Sono alcuni dei dati emersi durante la giornata cagliaritana del progetto Non fare autogol, la campagna promossa da IOM, l'Associazione Italiana di Oncologia Medica, per spiegare agli adolescenti come tenersi alla larga da malattie e disturbi causati da stili di vita sbagliati. Vogliamo far comprendere che la vera sfida contro il cancro inizia da giovani, ha sottolineato Daniele Farci, dirigente medico-oncologo del Businco di Cagliari e consigliere nazionale IOM. L'importanza di un corretto stile di vita fin da ragazzi è ampiamente dimostrata nella prevenzione oncologica. Il 40% dei casi per tumore, infatti, è causato da fattori di rischio potenzialmente modificabili. Il cancro, ha spiegato Farci, colpisce di più le regioni settentrionali rispetto al sud. In Sardegna per il 2015 sono stati diagnosticati circa 9.700 nuovi casi di tumore, con 4.700 decessi. E ricordiamo adesso gli appuntamenti. Da domenica 6 marzo dalle 12 a Bugerru al via la terza edizione della Sagra dei Ricci, che si ripeterà domenica 13 e domenica 20 marzo. Quella che un tempo era la spiaggia ed il molo dei minatori si trasformerà in una kermesse ricca di profumi di mare, come quello della pasta ai ricci di mare del Golfo del Leone, fritto misto di paranza, il carpaccio di tonno e pesce spada locale. Oltre 250 metri quadri al coperto, dove sono presenti oltre 350 posti a sedere. Un ricco programma è previsto per l'occasione, con visite guidate alla Galleria Henry, al Museo del Minatore, escursioni sotto costa in gommone o nelle valli dei minatori su mezzi off-road. Inoltre saranno presenti stand di artigianato e stand enogastronomici. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere all'indirizzo email proloquobugerru@virgilio.it. Proseguiamo con gli appuntamenti. I pedali Sant'Adesi, con la collaborazione dell'amministrazione comunale di Teulada, organizzano l'evento I Tre Nuraghi. Domenica 13 marzo, appuntamento a Teulada, alle 8 per gli amanti della mountain bike, per far parte all'escursione dei Tre Nuraghi La Pera, Isorbaisi, Saverdaia. Il percorso di circa 30 km si snoda tra i comuni di Teulada e Domus de Maria. A metà percorso, e precisamente in zona Rudere Uchedu, sarà allestito un punto ristoro dove chi vorrà potrà, dopo circa un quarto d'ora di camminata, visitare il Nuraghe Saverdaia. Ritrovo a Teulada in via Francesco Ciusa 30 presso l'hotel Jasmine, dove al rientro l'associazione Ismorus in Festa organizzerà il pranzo. E con questo è tutto, vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento alle prossime edizioni e adesso vi lascio con le previsioni meteo e col TG in sardo Noa Sincurzu. Previsioni per domani sabato 13 febbraio. Manifestazioni temporalesche schiarite. Vento da ovest con intensità di 25 km orari. Raffiche fino a 29 km orari. Temperature minime comprese tra 12 e 14 gradi e massime comprese tra 14 e 18 gradi.